Beh, non capita tutti i giorni di poter visitare la casa dei Simpson, siamo onesti, eh? Wow! Maledetta, ridammi i miei soldi, porco cane! No, abbiamo già iniziato a registrare. Ah, salve a tutti, sono Dono Gamer e bentornati su Scrap Mechanic, migliori creazioni. Però porca di questa, quella porca sta macchinetta mi ha ciullato i soldi. Datemi un secondo, volevo bere qualcosa di fresco, fa caldo, c'è il sole, porca di quella porca. Cioè, nella vita vera c'ho tipo un temporalone fuori casa. Allora, come avete visto, questo è un gigantesco distributore automatico con tanto di ventola. E dovrò entrare un attimino a ripararlo, scusate, sono esperto di ste cose, non vi preoccupate. Buongiorno, buon salve. Beh, fammi spegnere sta ventola che non la sopporto più, anche se si brucia, fotte sega. A quanto pare devo sbloccare un attimino le bottiglie. Sì, perché qualche folle si è inventato un distributore automatico che funziona veramente. Basta ovviamente cavare i blocchi che tengono ognuna delle bibite. E fra 2 secondi vi farò vedere cosa diavolo si sono inventati. Geni, completi geni. E una volta che abbiamo fatto tutto dovremo passare da sopra e cercare di atterrare giusti giusti sul buchino dove si inseriscono le monetine. Ce l'ho fatta io, Pampino Felicio. E ora io posso tranquillamente ordinarmi qualunque delle bottiglie perché ho manomesso la macchinetta. Immaginate che vogliamo la bottiglia C4, io prendo la riga C, borsante numero 4 e voilà. Ecco che il distributore me la butta di sotto, aspetta un secondo. E si apre addirittura il contenitore, così la posso ritirare, ma dai. Scusi, aspetti che mi prendo la mia bottiglia. Ah, va che spettacolo. E dopo un po' si richiude direttamente da solo. È geniale, ci hanno messo anche le lucine, ha fatto una cosa. Ho preso la Coca-Cola Zero, volevo la Coca-Cola Zero. Se voglio la Coca-Cola voglio gli 8022 zuccheri che include, santo cielo. Voglio sentire le carie che mi uccidono. Non è vero mai che già mi hanno cavato un dente l'altra settimana, la tristitudine. No, davvero qualcuno ci ha perso un attimino di tempo e ha creato qualcosa di veramente carino. Cioè, letteralmente questa è una macchinetta manomessa, quindi potete cavare tutte le bottigliette della serie fotte sega, ordinate tutto. Oh, sperem bang. C'è un sensore che effettivamente gestisce l'apertura dello sportello quando passa qualcosa davanti, quindi pian pianino possiamo ritirarci tutto. Piano? Oh, ok, si riapre, riapriti. Mi sa che si è rotto. Sensore? Signor sensore, scusi. E ti pareva che dovevo aver rotto già la macchinetta, porco cane. Scusate un secondo, ordino un'altra. Ecco, qui vediamo, dovrebbe far ripartire il sensore. No, ho rotto il sensore di brutto stavolta. Porco cane, no, che mi denunziano di nuovo. Allora, poco male, vado dentro io e vedo di ripararlo manualmente. C'ho le abilità, non ci sono problemi. Sto boia di sensore che si è rotto. Ok, l'ho riparato. Yay, l'ho riparato veramente, non ci credo mai nella vita. Ah, perfetto, ora in teoria vi posso anche tipo ciullare tutte le bottigliette. Merda, sei richiuso, riapriti. Potremmo avere un problema. Mi sa che sono bloccato a vita qua con le bottigliette, finché qualcun altro non passa a ordinare una bibita. Ok, chi cacchio la porta avanti adesso la serie, porca di quella porca, aiuto! E mi hanno dato ancora Coca-Cola Zero. Ma porco cane, no, questa è una Fanta, non mi piace la raggiata. E ok, sono riuscito a fuggire dopo 4 giorni e mi sono portato dietro un po' delle bibitine, Ho scoperto che sono quasi tutte scadute, ma fotte sega, volete mettere? In ognuna di queste ci sono tipo 20 litri di Coca-Cola, Sprite e via dicendo, non stiamo a lamentarci. Allora, abbiamo un bel po' di creazioni che ci aspettano in questo episodio e parto subito con qualcosa di veramente tanto faigo. Ovvero una meravigliosa moto dall'aspetto molto futuristico. Ma non finisce qui perché si può trasformare in un veicolo volante. A parte che la figaggine fatta veicolo. Ma che spettacolo. Praticamente le ruote sono magneticamente sospese. Oh, ok, no, questa la devo guidare. Fatemi centrare. Carina. Wow. Ok, si guida molto bene. Tanto bene, porco cane. Va che spettacolo, è anche velocerrima. Ehi. Ui, posso anche svoltare mentre sono in volo. Ehi, bella. No, davvero, i controlli sono fatti in maniera incredibile. Le sospensioni evitano che il veicolo si capovolga all'improvviso. Guarda che roba, perfino io non potrei implatanare un veicolo del genere. Ma se per un giorno vi stancate di andare in via terra, premete semplicemente il pulsante e voilà. Si trasforma in un velivolo volante facilmente controllabile e implatanabile. Aspetta, devo ricordarmi che sono pur sempre io. Va che spettacolo! Va che spettacolo, datemi un secondo e pian pianino dovrebbe anche acquisire un po' di velocità. Aspetta che c'ho cago di implatanarlo. C'ho tanto cago di implatanarlo. Oh, dovrebbe rimanere sempre un attimino sospeso da terra.
E se v'annoiate del cielo, ripremete il pulsante e vi ritroverete ancora con un'altra, con la vostra moto. Madonna, davvero, queste sono le creazioni di Scarameccani che mi piacciono da morire. Ok, si ottengono principalmente con le mod, ma fotte sega, si scaricano tranquillamente e adesso si installano alla velocità della luce. Ok, e voilà. Oh mio Dio, aspetta, vediamo come si comporta vicino alle rocce e... dai, oh, si risolleva tranquillamente. Figo. No, davvero, immaginate se nella realtà esistesse veramente un veicolo del genere. Va, che spettacolo. Stai per volare di sotto perché sei mezzo imbriaco e invece no, c'ho il velivolo volante. Guarda che roba. No, vabbè, pure io posso fare gli atterraggi perfetti. Ah, fantastico, fantastico, fantastico. E voilà. Meravigliosa, una creazione meravigliosa. Aspetta che mi pare che ci sia anche una specie di versione più o meno di Tron. Dovrei avercela nella lista. Eh sì, avevo capito bene, hanno fatto praticamente anche la moto di Tron. Guarda che roba. Ovviamente anche le ruote sono a sospensione magnetica. È tanto luccicosa. Fatemela guidare. Vediamo un po'. Questo ovviamente non si solleverà da terra, ma è comunque un famoso veicolo di Tron. Voglio dire, parco cane, potete fare i faghi. Ho trovato un po' di cosine che riguardano sia i cartoni animati che i videogiochi oggi, non tutte ovviamente. Però potremmo avere un episodio un po' più nerd del solito. Oh, non è male, eh. Si guida tanto bene e il lag non è così forte. Anche sull'erbetta lei va tranquilla e felice, ma guardala. Aspetta, aspetta, aspetta. Hanno fatto tanti nuovi terreni qua su Scrap, una cosa incredibile. Da quando l'hanno aggiornato sta diventando un giochino molto completo e con le mod le cose si fanno molto, ma molto più interessanti. Ma se la moto di Tron vi sembra troppo mainstream, che ne dite di fare un giro su Claptrap? Ah, per inciso, se non sapete chi Claptrap, siete delle persone veramente orribili e andate a giocare a Borderlands. È il personaggio più testa di minchia della vita e lo adoro. Aspetta un secondo, vediamo se si può entrare in qualche modo. Oh, si può entrare, io pampino felicio. E si chiude anche, aspetta, posso guardare anche dall'interno. Ah, gliel'ho messo tipo lo schermetto in modo tale che la telecamera inquadri dall'esterno. Beh, dall'interno ovviamente non è guidabile, ma penso che dall'esterno... Wow, non ci siano problemi, guarda il piccolo Claptrap. Fantastico, no vabbè, il personaggio che più adoro di Borderlands della serie, vorrei sparargli sulle gengive molto elettroniche. Ma dai, come non si fa ad amare Claptrap? Oh, piano, piano. Oh, è stabilissimo. Guarda lui, tranquillo, tranquillo sulle sue tre ruotine. Ma dimmi te, hanno creato un veicolo incredibile. Oh, va letteralmente dovunque. No vabbè, se facessero realmente un Claptrap lo vorrei, cioè probabilmente mi farebbe morire in malo modo perché è un robot imbecille. Ma vabbè, dettagli. Fatto sta che sto cavolo di veicolo, pur saltellando, vi arriva dovunque. E neanche le collinette lo fermano. Guardalo lui, piccolo Claptrap, come va felice felice. Aspetta che non mi schianto, mi implatano da qualche parte. Oh, ma che roba lui, tranquillo e sereno. Aspetta, aspetta, vediamo se mi supera anche la collinetta. Ehi, con i big salti. Ma guardalo, e rimane sempre stabile, una cosa incredibile. Beh, di certo la prima moto è il veicolo più figo, fino adesso. Però con questo veramente ci farei un giro. Cioè, probabilmente mi arresterebbero per crimini contro il buon senso, ma vabbè. Ole, perfetto. Ah. No, Pepe, che lo vedo un po' imbriaco, Placati, Claptrap. Ok, adesso passiamo alla parte un attimino più bellica dell'episodio. Abbiamo un paio di armi che possiamo testare. Questo dovrebbe essere praticamente un cannone che spara dei proiettili. E i proiettili sono caricati all'interno di questo caricatore. Pian pianino, uno alla volta, io li dovrò inserire, sperando che non si bugghino. Praticamente non fate altro che rimuovere questi blocchi e uno ad uno, pian pianino, dovrebbero andare all'interno di questo caricatore in vetro. E se si bloccano non dovete fare altro che andare qua davanti e inclinare un attimino la canna e pian pianino si dovrebbero liberare uno a uno. Ah, così potete anche controllare il numero di colpi che vi resteranno all'interno del vostro caricatore. È un veicolo peraltro mobile, quindi letteralmente potete spostare la vostra postazione d'attacco letteralmente dovunque. Aspetta che ci provo a salire, sono un nano un po' basso. E qua dietro, come potete notare, ci sono una marea di colpi, letteralmente di tutti i colori, qualcuno si è sbizzarrito. Con il saldatore praticamente li potete riattaccare dall'altra parte e avere praticamente colpi infiniti, una cosa fantastica. Buono, si sono caricati abbastanza proiettili. Allora, queste sono due postazioni. Con quella di sinistra potete decisamente guidare il veicolo, che è iper mega pesante, e potete farlo ruotare nelle due direzioni utilizzando dei razzi integrati. È talmente pesante, dato che è fatto in metallo, che abbiamo dovuto ricorrere a dei razzi. E ovviamente non possono mancare le lucine. Ci abbiamo messo le lucine perché siamo faighi. Mentre invece con la postazione di destra potete comandare tranquillamente il cannone, ma potete farlo anche utilizzando, se volete, gli appositi tasti. Con il blu praticamente caricherete un colpo e con il rosso farete fuoco. Con il pulsante numero 3, ad esempio, io posso inclinare l'arma in modo tale che spari un pochettino verso l'alto. Piano.
Ok, facciamo una prova allora. Carichiamo un colpo, perfetto. Dovrebbe essere caricato, spero. E direi che possiamo fare fuoco. Wow. Ok, l'ha sparato tanto in là. Fighissimo, allora aspetta, ogni volta dobbiamo rimandare indietro tutto. Hanno fatto niente coi pistoni. Ve lo faccio vedere anche più da vicino. E potete tranquillamente caricare il prossimo colpo. Ok, ce n'è uno messo un pochettino di sbiego, ma vabbè, non è perfetto. Aspetta che provo a farlo da qui. Allora, incliniamo la canna. Perfetto. E fuoco. Oh là, guarda dove è andato a finire. È andato distantissimo. Peccato davvero che quest'arma non sia automatica come alcune delle armi che ho visto nelle varie creazioni di scrap. Aspetta un attimo, carica il prossimo. Olè. Piano. Ok, più o meno dritto. E fuoco. No, questo è stato un attimino più corto come colpo. Che peccato. Ok, spariamo ancora un ultimo colpo. Incliniamo per bene. E fuoco. Ha sparato? Wow. Ok, questo me l'ha risparato indietro. È un attimino un'arma da rivedere. Porco cane, mi sono quasi cavato un occhio. Ok, non sarà un'arma perfetta, purtroppo dipende molto dall'inclinazione del carro e da tanti altri fattori. Però spara tanto lontano, adesso invece ve ne faccio vedere una che dovrebbe essere automatica. E ok, se ho capito bene, praticamente questo è un cannone che spara in automatico questi piccolissimi proiettili assolutamente non letali. Porca di quella porca specchia, non vorrei mi esplodessero in faccia. Guardate che spettacolo di design che non si sono realizzati. Allora, aspetta che sono molto curioso di testarlo, buongiorno. Allora, vediamo un po', questa è la canna che dovrebbe sparare in automatico, presumo che sia sempre tutto alimentato a pistoni. Allora, là sotto avete visto ci sono i proiettili in più che di solito mettono con queste creazioni. Qua caviamo i soliti blocchi, ecco qui. Perfetto, in teoria adesso l'arma è carica. Possiamo anche sparare noi stessi, vediamo un po'. In teoria non devo fare altro che sedermi qui e premere uno. Vediamo un po', il proiettile si carica. Oh, funziona tanto bene, perché prendo il filo in pieno? Preso! Ah, e lui continua a sparare all'infinito. Peccato che non possiamo gestire la... Wow, questo ha sparato malissimo, dicevo. Peccato che non possiamo gestire la direzione del colpo, che spara praticamente sempre a dito. Però funziona. Funziona molto molto bene, bisogna dirlo. Questo è stato lunghissimo. Guarda che spettacolo. Ha fatto anche il suono del pum. Fantastico, non so se si sentirà nel video. E olè. Però io sono un pampino furbo e voglio cercare di spararmi con uno di questi colpi praticamente mettendomici a bordo. Sì, è un'idea stupida. È un'idea tanto tanto stupida. Allora, con il saldatore in teoria dovrei poter ribloccare i colpi sul caricatore. Spec e torno su e capisco come fare. Ok, ho fatto praticamente molto prima a ricaricare la creazione, ma praticamente col saldatore non dovete fare altro che agganciarla su quel punto lì. Allora, risblocchiamo tutti i colpi piano. Io cercherò magari di mettermi sull'ultimo, sperando che mi spari, se no partono i peggio porchi. E ci metterò magari un sedile invisibile. Ok, mettiamoli questo sedile invisibile, che in teoria non dovrebbe rovinare più di tanto la creazione. Vediamo un po' se funziona. Ah, sì, sono all'interno. Yay, io pompino felice. Ora devo modificare questo, perché di solito funziona solo se io sono seduto, ma mettendolo come pulsante, in teoria dovrebbe permettermi di hackerare la creazione. Ok, ora attiviamo il tutto e corriamo molto velocemente al posto. Veloce, 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 prima che si attivino tutti. Olè! Ok, io sono a bordo. Ah, Speren Bang, le sta sparando bene i proiettili. Se non la sminchia proprio col mio, dovremmo essere a posto. Ok, è quasi il mio turno, stanno andando tutti molto bene. Perfetto, piano, piano. Oh, quello l'ha sminchiato. Quello l'ha sminchiato tanto male. Perfetto, caricami, caricami. E sparami. Ok, perfetto. Wow, guarda che cimitero di proiettili che... Oh, siamo arrivati tutti allo stesso punto. Ha funzionato l'esperimento, incredibile. Ma dimmi te, oh, ammetto che quando ha ciccato quello prima di me mi sono un po' cacato. Oh, spara anche una discreta distanza contando che l'arma è laggiù. Perfetto, perfetto. Beh, non siamo ai livelli del missile della Corea dello scorso episodio, però dai, sono molto soddisfatto. Ok, probabilmente non lo sapete, ma una delle costruzioni che preferisco su Scrap Mechanic sono proprio le case, o tipo il camper che abbiamo visto lo scorso episodio. E questo è un villino per ricchi. Ah, questo villino mi pare abbia tipo 300-400 luci, il tizio se ne vantava, è tipo la casa delle luci. Ok, come design non si discute. Che dite, ci diamo un'occhiata veloce veloce? Dovrebbe essere praticamente una di quelle case iper super ricche e fai. Aspetta, ha la porta automatica. Oh, ha la porta automatica col sensore. Io pampino felice! Perché non mi ci pilo un piedino in mezzo? Allora, in teoria ci sono 8 milioni di pulsanti. E ognuno di questi dovrebbe, attivare tutte le varie luci della casa. Praticamente ci sono talmente tante luci che vi dovete letteralmente abbronzare. Allora, diamo un'occhiata al salotto, che ovviamente avrà le sue luci. Anche tante luci. Certo, il divano bianco con le luci bianche, ma c'è chi.
con tanto di televisore che non si accende. Sì, oh, non si accende, però c'ha le lucine dietro. C'ha praticamente i LED dietro. Ammetto che ce l'ho pure io con i LED blu dietro, me la sono fatta in maniera molto amatoriale ed è un effetto veramente carino. Con tanto di speaker, questa è la casa veramente da ricchi. Va, che spettacolo. Aspetta che intanto do un'occhiata al piano terra. Questo presumo sia il garage. Oh, carino. Non male, non male. Con tutti i ripiani. E presumo che la porta del garage si apra dall'esterno. Internamente non hanno messo il sensore. Aspetta, c'è un pulsante qui. Oh, si può aprire anche dall'interno. Ok, ok. E esternamente c'è il sensore che ve la apre quando arrivate col veicolo. Ok, carino, carino. Specchi richiudo che sono, mi ciullano la casa, si sa mai. Bellissima, fatta in maniera veramente perfetta. È un peccato che alcune creazioni di Scrap Mechanic siano talmente tanto pesanti che non riesco a farvele vedere e laggano a schifo. Cucina, abbiamo le luci qua sotto e presumo l'altro sia per le luci sopra. E anche qua ma bronzo, porco cane, i miei poveri occhi. Ok, non hanno fatto troppe cose estetiche, hanno mantenuto uno stile molto minimalista. Ah, qua addirittura il lavandino se lo sono fatti su misura. E il tavolo con le sedie, ah, quelle sedie da design figo e ricco. Ma dimmi te la tristitudine. Però dai, direi che ci può anche stare con la classica pianticina di cactus. Oh mio Dio, abbiamo la piscina. Oh mio Dio, abbiamo la piscina. Aspetta, questo dobbiamo accendere le luci fuori. Sì, ovviamente. Oh, sto tizio gli piacevano le luci, eh. Deve essere una delle caratteristiche che più amato di Scrap Mechanic. Oh, abbiamo la piscina iper faiga. Oh, abbiamo il ponticino in vetro sulla piscina. Non ci credo mai nella vita. Il murettino lì, come cavolo si chiama, in vetro e metallo. No, lì è d'oro. Io ho il vetro e il metallo, l'odoro la follia, ma dimmi te. Beh, qua c'è una lucina spenta. Mi domando come si accenda. Va, che carino. No, ha fatto veramente una cosa veramente carina. Qui con la vasca idromassaggio piccolina e qui con la piscina decisamente più grande. Bello, molto carino. Non davvero, sta casa in uno Scrap Mechanic di notte dovrebbe essere una cosa fantastica. Che ho visto qualche mappa che modifica la mappa originale e la fa di notte. Quindi potremmo magari valutarla per i prossimi episodi. Guarda, si sono fatti pure gli sdrai qualcosa. No, vabbè, a livello di dettaglio e rasenta il maniacale, ok? Andiamo un attimino al piano di sopra. Bellino sto mini salottino. Che non ho acceso le luci. Mi viene ansia, dove è l'interruttore? Eccolo qua. Ah, molto meglio, decisamente molto molto meglio. È la casa delle luci, a sto punto accendiamole tutte ogni volta. Belli quei vetri così di sbiego. Ma accendiamo le luci. Carini, no, questa è davvero una bellissima trovata. Abbiamo una vasca da bagno di tutto rispetto, altro di quella che conviene con Scrap Mechanic monoposto. Questa c'è gli 8000 posti e gli 8000 bagno schiuma. Ma che spettacolo. Ovviamente abbiamo anche il nostro specchio barra vetro, classica paperella, carta igienica. Oh, è un bagno veramente di tutto rispetto. E presumo che di qui abbiamo la nostra camera da letto. No, abbiamo lo studio. Figo, bellino, bellino. Con tutti i portadocumenti. No, ha fatto la bajour. Ha fatto la bajour, ci credo mai la vita. Carina, e c'ho anche la cassaforte. C'ho un cazzo di soldi da parte, ma c'ho la cassaforte, che gioia. E qui abbiamo la nostra camera da letto con tanto di lucine un pochettino più discrete. Ovviamente il sistema di areazione interno alla casa e ovviamente l'abajur dedicata. Va, che carino, va, che carino. Certo, manca letteralmente un armadio, non so dove metterò i vestiti, però c'è un mini televisore. Oh, si è dato veramente da fare sto tizio, non c'è che dire. E anche qua sopra abbiamo un terrazzino, ovviamente con tanto di luci anche qui, in cui possiamo tranquillamente sederci, star tranquilli la sera e... Cos'è sta roba? E da qua su c'è una vista spettacolare. Se avete una gnoccona di sotto, praticamente avete la vostra vita da ricchi. Va, che spettacolo! E si può scendere anche da di qua. Oh! Veramente carina come casa. Il livello di dettaglio è spaventoso. No, ok, queste sono le tipiche case che mi piacciono. Questa è la tipica casa che di sotto ti mettono in cima a una collinetta e che guardano di sotto. Ah, la vita da ricchi. Che per inciso, pure la casa dei Simpson, che va un attimino a frame rate ridotto, ma magari vediamo se a fine episodio vi ci riesco a far dare un'occhiata. Beh, non capita tutti i giorni di poter visitare la casa dei Simpson, siamo onesti, eh. Wow. Ok, allora, come vi ho detto, questa creazione laggherà tantissimo e mi spiace. Purtroppo ci sono una marea di blocchi. Però guardate che figata. Il livello di cura e di dettaglio credo sia qualcosa di incredibile. Oh mio Dio, c'è anche il giardino sul retro. Ok, andiamo per gradi, andiamo per gradi. Col cavolo che entro dalla porta principale e entriamo dal garage. Vediamo un po' cosa si sono inventati. Beh, la porta funziona da Dio. No, c'è anche la macchia d'olio. Il livello di dettaglio tale che c'è anche la macchia d'olio. Ammetto che seguivo tendenzialmente di più i Simpson negli anni 90. Negli ultimi 6 anni ho seguito di più i Griffin, American Dad... E via dicendo. Però dai, insomma, come non si può non apprezzare la casa dei Simpson. Madonna che figata. Aspetta, aspetta, voglio evitare anche il resto della casa. Vediamo un po'. Cioè, fa strano. Fa effettivamente strano di
di sentirsi all'interno della casa. Oh mio Dio, questa è la cucina. Sì, è la cucina. Ma dai. Ma dai, presumo che la fedeltà dei colori sia abbastanza buona, eh. Oh mio Dio, c'è pure il giardino sul retro. Fantastico. Beh, c'è il frigorifero, dimmi che c'è la birra Duff. Dimmi che c'è la birra Duff, c'è la birra Duff, perfetto. E anche una paperella, io pappino felice. Dai, che cosa incredibile. Di qua c'è la sala da pranzo. Oh mio Dio, guarda che roba. No, vabbè, anche le finestre le hanno fatte uguali. Cioè, se non fosse per le creazioni di Scrum Mechanic, sembrerebbe veramente di essere all'interno del mondo dei Simpson. E le luci aggiungono veramente una quantità di dettagli incredibile. Qui abbiamo la porta principale, ovviamente, voilà. Qui abbiamo una piccola parte del salotto, quella col camino e tutto, ovviamente. E di qua c'è sicuramente, aspetta, il divano. Il divano più famoso della storia della televisione, con tanto di televisore. Aspetta. Spegnilo che mi stanno venendo veramente gli attacchi epilettici. Si è fatto pure gli alberi sul retro. Oh mio Dio, se c'è la casetta sull'albero di Bart io muoio felice. Addirittura la staccionata si è messa a fare. Uguale. E tornate o fatemi tornare in entrata. Oh la scalinata, buongiorno. Allora, qui a sinistra dovrebbe essere la camera di Homer e Marge in teoria. Sì, è lei. Ovviamente col lettuccio bello largo. Lo specchio, il comò. E qua in parte mi pare ci fosse il bagno. Ehi, si sono fatti anche un bel bagnetto. No, ha fatto la bilancia. Bellissimo, dai. E da questa parte dovrebbe esserci la stanza di Lisa, mi pare, sulla sinistra. Ovviamente no, hanno fatto il sassofono. Dai, gli hanno anche fatto il sassofono con lo spartito. Non ci credo mai nella vita. Ovviamente gli armadi, che presumo si potranno aprire tutti. Ok, perfetto. Ah, con doppio pulsante. Fatto bene. Il comò con la lucina, il letto di Lisa, fantastico. E presumo che di qua ci sia la camera di Bart. Vediamo un po'. Sì, è decisamente la camera di Bart. Guarda che figata. Oh mio Dio, no. Oh mio Dio, c'è veramente la casetta sull'albero. No, dopo ci devo andare. Mio Dio, sto tizio si è fatto pure la casetta sull'albero. E qua c'è un pulsante che non fa nulla. Qua c'è una specie di comodino con l'abajur. E ovviamente anche qui l'armadio apribile. Qui abbiamo un bagno. Con vasche hanno fatto pure l'effetto acqua. Ed è, beh, praticamente un normalissimo bagno che dà sulla parte frontale della casa. E qui c'è la camera di Maggie. Non ci credo mai, hanno fatto anche la camera di Maggie. Ovviamente con la carta igienica, dato che tanti bambini vanno cambiati. E gli ha fatto praticamente anche la culla. Fantastico, no vabbè. Ci hanno perso tanto tempo a fare tutto sto popò di roba, eh. No, aspetta, però io voglio effettivamente vedere la soffitta. Oh mio Dio, non mi dire che si apre, aspetta un secondo. Sì, ok. E beh, come vado su adesso io? No, ci ha messo le scale a scendere. No, è bellissima. Creazione della vita. Anche se lagga schifo. Aspetta che mi abbasso. Perché non mi sale il gemello cattivo di Bart? Vabbè, ci sono le mega soffittone degli americani. Ma dai, che figata assurda. E questo credo fosse il materasso del gemello cattivo di Bart. Oh mio Dio, quanti ricordi. Quanti ricordi. No, davvero. Aspetta, che c'è ancora la casetta sull'albero. Io pampino felice, ma devo andare sulla casetta sull'albero. La seconda, l'uscita era di qua, verso il giardino. Mio Dio, l'hanno fatto talmente tanto uguale che è spaventoso. Qui c'è la sabbietta dove gioca di solito Maggie. E questa è la casetta sull'albero. No vabbè, come ci arrivo lassù? Aspetta, c'è un pulsante qui, vediamo un po'. No, hanno messo l'ascensore, creazione della vita, bellissima. Ed ovviamente sulla finestra della camera di Bart. E così ritorno giù tranquillamente. Un genio. Ok, diciamo che io stanotte rimango a pernottare direttamente qua alla casa dei Simpson, eh. C'è un attimino problemi di framerate, ma un luogo molto molto ospitale. E ok, dai, beh, io direi che anche per questo episodio di Scrap Mechanic è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate delle varie creazioni, o se ne avete qualcuna che volete che magari la testiamo. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Condividete i video per aiutare il canale a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!